intanto io do il benvenuto a tutti i partecipanti e inauguro questa terza serata del webinar, della maratona webinar di Mercurio e saluto soprattutto tutti gli ospiti di questa sera che si uniscono un po' al gruppo degli ospiti che hanno partecipato in questi 3 giorni che vi presenterò a brevissimo. Sono molto felice di poter concludere questo percorso. La maratona webinar fa parte di una serie di iniziative che sono state lanciate da Mercurio in periodo di pandemia allo scopo di raccogliere persone che si occupano di scuola, di farle interagire e di far condividere, insomma, un po' di quello che anima le nostre le attività di persone e associazioni che si occupano di questo tema e di aprirsi anche a chi ha bisogno di sentirne parlare un po' di più. Quindi questa è una delle ragioni per cui siamo qui oggi. Io vi presenterò velocissimamente, anche se poi insomma avremo modo di sentirli parlare. Gli ospiti di oggi sono Elisabetta Nigris, Annabella Coiro, Lorenzo Newman, Massimo Ferrari e Caterina Tinazzi. Di volta in volta mi soffermerò un po' per raccontarvi anche un po' i percorsi e se non siete riusciti poi a leggerlo un po' così nell'invito, avrete modo di capire insomma ci sono background molto diversi e questo un po' rispecchia anche l'obiettivo di questi webinar, di unire persone che hanno veramente una ricchezza di professione, esperienza che ci porta un grandissimo valore. Diciamo, per entrare immediatamente così un po' nel tema di questa sera, noi abbiamo il webinar, insomma, l'abbiamo chiamato Scuole Futuro. Sicuramente volevamo prediligere uno sguardo, verso quello che la scuola può diventare. La giornata del 7 è stata dedicata, in particolar modo al benessere emotivo dei ragazzi all'interno della scuola e come la scuola si può occupare anche di questa dimensione. Ieri abbiamo avuto una chiacchierata molto interessante rispetto a questioni di genere e opportunità di genere all'interno della scuola, approfittando anche un po' della giornata dell'8 marzo. Il tema della scuola è molto, diciamo, è molto complesso, diciamo, chiunque è qui oggi avrebbe molto da dire a riguardo. Io chiederei a Elisabetta di aiutarci a entrare un po' nel tema di questa giornata nello specifico. Il titolo che gli abbiamo voluto dare è Scuola senza confini. Le persone che sono qui oggi sono legate a questo, le abbiamo invitate proprio perché pensiamo possano dare grande contributo rispetto a questo tema, quindi poi ci sarà molto interessante capire come ognuna di loro si potrà soffermare su una dimensione in particolare. A te Elisabetta chiederei di fare, insomma, di darci una visione un po' di insieme. Per introdurti a chi non ti conosce, perché noi abbiamo in realtà la fortuna di averti già conosciuta, Elisabetta è professore ordinario presso l'Università di Milano Bicocca, dove insegna progettazione didattica e valutazione nel corso di laurea in scienze della formazione primaria. È delegata della rettrice per la formazione degli insegnanti e faculty development. Ha condotto le sue ricerche nel campo della formazione degli insegnanti, nel rapporto tra didattiche disciplinari. Insomma, questo è un pezzettino, giusto per un riassunto insomma, dell'esperienza che Elisabetta si porta dietro e approfitterei di averti qui oggi per appunto chiederti di fare un po' di introdurci al tema di oggi. La scuola appunto, è un tema molto complesso, lo sforzo Allora, che vorremmo fare oggi è domanda. di... Non, sento qualcuno forse che ha il microfono acceso, ok? È di non considerarla, diciamo, non considerarla nei limiti del suo, diciamo, dei suoi spazi, non considerarla come un contenitore esclusivamente, come un contenitore diciamo di didattica, ma fare uno sforzo in più per considerarlo un elemento complesso che fa parte di un sistema complesso
con cui deve comunicare ha una sua complessità interna. Ti chiederei quindi un po' una visione d'insieme rispetto anche al contesto che la scuola oggi vive, per poi insieme agli altri fare una riflessione anche diciamo più proiettiva. Ti lascerei qualche minuto quindi iniziale di apertura. Non ti sento. Eccomi, grazie. Quando vedi, se vedi che devo fermarmi, mi fai un cenno. Cerco di dire alcune riflessioni che ho fatto pensando a questo incontro. Io credo che il punto di partenza sempre quando si parla di scuola è pensare al suo mandato come una scuola che è bene pubblico e che risponde al mandato costituzionale di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione. Cito letteralmente l'articolo 3 della nostra Costituzione, che in qualche modo ci indirizza, perché parlando di scuola come bene pubblico, chiaramente io devo pensare cosa intendo per bene pubblico. C'è una definizione che viene data da sia gli enti locali che chi fa ricerca nel campo, del bene comune, cioè che ascrive sotto il bene comune urbano tutti quegli spazi e servizi urbani che siamo abituati a considerare beni comuni locali o beni di comunità, intesi come spazi e servizi di tutti. Quindi ho bisogno già di per sé, in partenza, di definire e di impostare qualsiasi ragionamento sulla scuola pensando che, in quanto bene pubblico, deve garantire un accesso e una fruizione universale. Vedremo poi a chi. Chiaramente la scuola è uno spazio fisico, composto dalla classe, dagli oggetti, dai materiali, dai colori, dagli arredi, dalla scuola, la presidenza, la segreteria, lo spazio per le bidelle, la biblioteca, i corridoi. Tra l'altro Foucault ha fatto delle ricerche bellissime su questo tema dei corridoi e di come i corridoi, se sono lasciati come spazi impersonali, possono davvero impostare una relazione che è una relazione di tipo autoritario e che in qualche modo può anche generare proprio aggressività reciproca. Lo spazio fisico è anche quello fuori dalla scuola, è il giardino. Stamattina abbiamo avuto un'iniziativa sulla scuola in ospedale e la scuola di istruzione domiciliare per i bambini malati, quelli che hanno una patologia superiore ai 30 giorni devono avere garantito questo, e ci dicevamo che parlare di scuola in ospedale sembra di parlare di dire una contraddizione. L'ospedale non è una scuola, nell'ospedale non c'è la scuola non è un ospedale, e allora perché parliamo di scuola in ospedale? Perché di fatto parlare di spazi a scuola non è solo parlare di spazi fisici, ma io in questo, da quando ho iniziato a lavorare, ho pensato che la pedagogia istituzionale veramente illumina chi si occupa di scuola, perché la pedagogia istituzionale intende, pensa la scuola in termini di spazi scolastici, ma anche di organizzazione scolastica, come una complessa rete di relazioni, come un complesso processo di mediazione socio-cognitiva e di mediazione relazionale istituzionale che caratterizza un certo contesto scolastico. Quando io entro e solco la porta e il cancello di una scuola,
io percepisco immediatamente il clima educativo. A volte a me succede di vedere nei paesini le scuole da fuori e vedere le finestre come sono arredate e veramente ti parlano di un progetto che a volte è intenzionale, magari coerente, magari condiviso, altre volte è un atto vissuto non del tutto intenzionale. Paolo Catellani ci dice che organizzare lo spazio della scuola significa portare a livello di consapevolezza una parte del curriculum implicito. Significa pensare a contesti in termini di arredi, materiali funzionali, ma in funzione di un'idea di scuola che io ho, di un modello e soprattutto di un progetto di scuola, un progetto che ci dicono Dewey, Piaget, La Pared, ha il compito di rispondere ai bisogni naturali del bambino, bisogni naturali che si esprimono in desiderio di scoperta e di apprendimento, ma laddove non troviamo questa istintività, perché noi sappiamo che esistono sacche di svantaggio socioculturale, il compito della scuola è quello di suscitare questo desiderio di scoprire e di imparare. E quindi io penso agli spazi come spazi che facilitino l'accesso universale, sia in termini fisici, ma ancor più in termini proprio di accesso alle proposte. C'è chi dice che il tema è capire la scuola da abitare, cioè la scuola che vorremmo è la scuola in cui tutti i soggetti che sono coinvolti dentro e fuori la scuola sentono di poterci abitare. Perché? E qua secondo me c'è un fraintendimento in molti progetti scolastici che vedono la scuola come qualcosa che ti prepara al dopo. Io sarò cittadino domani, io acquisirò gli strumenti domani, io devo arrivare a un certo benessere, a un certo apprendimento domani. No, in realtà la scuola è un qui ed ora dove i bambini trascorrono la maggior parte della loro giornata e dove il sentire di poterci abitare significa senso di appartenenza. La Rogoff ci dice che senza senso di appartenenza io non apprendo, cioè io apprendo in un contesto a cui sento di appartenere relazionalmente o di appartenere come valori, come identità culturali o come progetto proposto. E allora abitare la scuola, pensare agli spazi in senso lato della scuola significa occuparsi della qualità delle esperienze, delle relazioni che attraversano questo habitat. Quindi la scuola non come qualcosa per domani, ma come un habitat oggi in cui tutto il bambino sente di appartenere con la mente, col corpo, con l'affettività e dove questo Staccioli dice una frase bellissima, dice dove si promuove la dignità di ognuno in ogni momento, ma anche di ogni momento, cioè la dignità di quello che io propongo che a sua volta dà dignità a tutti i bambini coinvolti. Chiaramente il tema del corpo non mi soffermo perché è un tema enorme, ma è un tema assolutamente sottovalutato nella scuola, quello del corpo, e sottovalutando il corpo io sottovaluto la vita in carne ed ossa, cioè è una sottovalutazione multipla, non so come dire. Anche perché è col corpo che io partecipo e tutte le ricerche, le sperimentazioni degli ultimi 20 anni ci dicono che una scuola per essere abitata deve far sì che
i ragazzi che ci abitano partecipino all'arredamento. C'è una bellissima ricerca di tanti anni fa, inglese, che aveva registrato video tantissime ore in tantissime scuole e aveva individuato, per esempio, come elemento caratterizzante le scuole che promuovevano il successo scolastico, non di chi arrivava già imparato, ma di chi arrivava con uno svantaggio culturale, ad esempio nella possibilità, nel fatto che queste scuole erano abitate dai ragazzi nei loro spazi, cioè gli spazi parlavano delle cose che progettavano, facevano, condividevano i ragazzi, non erano qualcosa imposti ai ragazzi. Tra l'altro noi abbiamo un documento scolastico bellissimo, è uno dei più bei documenti secondo me che è stato scritto, che sono le indicazioni nazionali, quelle che vengono chiamate le indicazioni di Fioroni, 2012, compiono 10 anni, scardinano completamente l'idea di programma, scardinano completamente l'idea di scuola come scuola accumulativa e parlano invece di scuola in cui si apprende avendo in mente un progetto e cito un punto in cui dicono la scuola come comunità educante che deve creare una diffusa convivialità relazionale intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi, promuovendo la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera. E quindi si avanza quest'idea che a me piace molto, di un autore che si chiama Rinaldi, che parla di spazio d'apprendimento come scenografia ambientale. Quindi non è appunto un contenitore, è una scenografia dove si mettono in scena delle storie, storie personali, storie relazionali, storie d'apprendimento, storie di confronto, storie di conflitti, storie che, di pandemia, storie di guerra, e quindi io credo che questa parlare di scenografia ambientale alza davvero il compito degli insegnanti e della scuola. Finisco, non so se ho ancora qualche minuto, un minuto. Dewey ci dice che non tutte le esperienze sono buone, sono educative. Non è che se io faccio fare un'esperienza ai bambini, allora i bambini sono contenti, imparano e queste esperienze sono educative perché non è la scuola trasmissiva. No. Lui dice che alcune esperienze possono essere addirittura diseducative se limitano il campo delle future esperienze, se provocano automatismi, passività, se non producono connessioni con il mondo, e quindi insieme alla Pizzigoni ci dice che è necessario allargare il nostro concetto di scuola fino a sentire che la scuola è il mondo, è ogni fatto, ogni uomo, ogni elemento di questa storia. E quindi concludo proponendovi come conclusione l'idea di Hannah Arendt della scuola come spazio pubblico. E Hannah Arendt definisce lo spazio pubblico come un insieme concreto di, lo leggo, di condizioni di apprendimento dove la gente si trova per parlare, per impegnarsi nel dialogo, per condividere le loro storie, per lottare insieme all'interno di relazioni sociali che rafforzano piuttosto che indebolire le possibilità di cittadinanza. Ecco, io credo che questo sia un faro, almeno per me è un faro, e credo che possa esserlo davvero per la scuola in generale. Grazie, grazie Elisabetta. Penso che ci siano già diversi spunti su cui possiamo poi, diciamo, che possono ispirare qualche punto successivo. Io nel ringraziarti presento invece l'altra nostra ospite, che è Annabella Coelho, che sono molto felice di avere qui e di far intervenire
proprio a questo riguardo. Ve la presento. Annabella è formatrice, attivista, curatrice e coautrice del libro Scuola sconfinata per una rivoluzione educativa pubblicato da Fondazione Feltrinelli. Si occupa di ricerca sulle relazioni generative non violente, imprenditrice del mondo della comunicazione. Da oltre 15 anni cura progetti di educazione alla cittadinanza e alle competenze socio-relazionali nelle scuole. Ha fondato la Casa delle Donne di Milano, il centro di non violenza attiva, cui ha progettato diversi tavoli municipali e cittadini con scuole e associazioni. Si occupa della rete Edumana, che promuove pratiche educative volte alla costruzione di comunità educanti e alla prevenzione della violenza in ogni forma. Io ti ringrazio intanto, Annabella, per insomma, aver così accettato di partecipare con noi questa sera al webinar e di portarci un po' della tua esperienza e della tua visione rispetto a queste tematiche. Nel presentarti penso che già qualche indizio su alcuni temi che fanno parte insomma della tua attività abbiano rimandato appunto al tema di oggi, alla scuola, ai suoi confini, alla possibilità invece di eliminare alcune di queste barriere per costruire e immaginare un'evoluzione della scuola inteso come sistema, come organismo, come organismo in collegamento anche con la comunità e le comunità di cui fa parte. Ti chiederei quindi in realtà di darci appunto una tua visione rispetto a questa ulteriore dimensione, quindi a uno sguardo che va ancora un po' oltre e mi piacerebbe appunto chiederti che tipo di relazione a oggi la scuola potrà avere la scuola nell'ottica di diciamo di attivare uno sviluppo di cui oggi c'è particolare bisogno. Grazie tantissimo. Dunque mi piacerebbe partire anche ascoltando qualcuno che ci sta sentendo, qualche docente, magari qualche educatore, qualche educatrice, perché credo che in questo momento si parli tantissimo di cambiare la scuola e come è una necessità, si sente fortissima la necessità di cambiare la scuola, ci sono tantissime esperienze, anche tanti libri, tanti testi, come diceva giustamente Elisabetta prima, c'è tantissimo già. Eppure, e poi ci sono le indicazioni nazionali, ci sono scritte delle cose molto importanti e anche che cambiano la scuola effettivamente. E quindi poi a un certo punto uno si dice, ma perché questa scuola non cambia? Cioè perché tutti chiedono di cambiare, la scuola non cambia? Allora io più che portare il mio pensiero, che veramente posso portare la mia esperienza, forse però la mia esperienza è ovviamente ridotta, preferisco portare quello che è un po' il lavoro, la raccolta che abbiamo fatto in questo libro, non sono sola, ma appunto sono 40, altri 42 autori e autrici che hanno tentato uno sconfinamento, innanzitutto che hanno tentato uno sconfinamento fra di loro, perché abbiamo cercato di scrivere insieme alcuni capitoli, anche abbiamo cercato di raccogliere quelle che sono le esperienze già attive per poter cambiare la scuola, con un focus che è quello del benessere dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, ma anche di tutte le persone che abitano la scuola o sono intorno alla scuola, perché come si diceva prima, il clima e quell'aspetto del benessere è un faro per noi. Per cui uno dei cambiamenti, quindi abbiamo cercato di delineare alcune dimensioni per cambiare la scuola, cercando anche di mettere un po' in ordine la scuola come organismo vivente. In un organismo vivente non puoi cambiare solo una parte, hai bisogno di cambiare molte parti, ovviamente perché tutte si muovono, e quindi avere un focus globale, una visione globale su quello che potrebbe essere il cambiamento della scuola. E quindi abbiamo cercato di individuare queste sette dimensioni. Immaginatevele come un fiore, ecco, io faccio un po', non sono un'accademica, sono un po' come mi chiamo una divulgatrice scolastica, diciamo, cerco di
di rendere un pochino chiaro quello che potrebbero essere, per esempio, i cambiamenti e come si possono fare, non lo sappiamo, però ci sono molte piste. Una di queste è, appunto, immaginatevi come un fiore, al centro immaginiamoci quello che è per noi la parte più importante, cioè la partecipazione, cambiare su questo aspetto nella partecipazione dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini e delle bambine. Che cosa vuol dire cambiare e mettere come focus principale del cambiamento la partecipazione? Allora, spesso si dice che i bambini sono al centro nella scuola, dovrebbero essere messi al centro. Spesso però questi bambini al centro sono un po' come fermi, come immobili al centro di una serie di persone che si muovono intorno ai bambini. E invece la proposta di sconfinamento è che i bambini comincino a partecipare in maniera attiva. Che cosa vuol dire partecipare in maniera attiva? Significa prendere parte a un processo, dei processi anche decisionali. Cioè quando si parla in questo momento più che mai, no? Della prevaricazione, della democrazia, eccetera, si parla anche, la partecipazione è anche avere esperienza della partecipazione e quindi poter partecipare a un processo decisionale che c'entra con me, con quello che mi sta succedendo nella mia classe, nella mia scuola. Questo è un aspetto che non è così comune, o meglio, ci sono molte esperienze, così come in tutte le altre dimensioni, però sono sempre, dipendono dalla sensibilità del docente, del dirigente di quella scuola. Quello che noi pensiamo che invece potrebbe essere possibile rendere i ragazzi e le ragazze sempre partecipi alle loro attività. Come? Ci sono diversi metodi, adesso non mi dilungo, però questo è un focus e questo è il focus centrale su cui si imperniano tutte le altre dimensioni, che sono la didattica, gli spazi, le relazioni, quindi le persone, i patti educativi, la salute e tutto l'aspetto del digitale. Queste dimensioni che possono muoversi insieme hanno delle particolarità. Quindi nella didattica, per esempio, anche lì ci sono moltissimi esempi e molte sperimentazioni, però anche lì vengono applicate soltanto sempre e solo laddove ci sono delle sensibilità e non in maniera invece per tutti e per tutte, perché appunto, come si diceva prima, la scuola pubblica è lì che è necessario avere quell'opportunità. Quindi didattiche attive, didattiche cooperative, didattiche che possano permettere sia quella partecipazione di cui parlavamo prima, sia l'esperienza, il corpo, il multilinguaggio, per esempio, no? Per passare dal metodo trasmissivo a un metodo più attivo. Però anche qui è stato scritto tutto, bisogna solo applicarlo. L'altro punto, l'altra dimensione, questo è come uno dei petali, diciamo, l'altro è gli spazi. Su questo non mi dilungo molto perché tanto ha detto Elisabetta, ma poi ci saranno anche dopo di me altre persone che si occupano proprio di questo ambiente. Degli spazi mi preme molto raccontare invece un'esperienza quando entro in classe, e questo penso è un'esperienza che avete avuto tutti, sia come alunni e alunne, sia perché qualche volta vi sarà capitato di entrare anche come genitori, troviamo una batteria di persone che non fanno nient'altro che guardare le nuche, no? del proprio compagno, e poi c'è una persona in cattedra. Ecco, questa forma dello spazio è una forma che condiziona. Quindi anche qui, sempre nell'ottica di non posso cambiare una cosa senza cambiarne altre, se io non modifico lo spazio a partire da quella che è l'aula, il primo punto, no? Lo sconfinamento dell'aula non è solo andare oltre l'aula, ma anche sconfinare da quello che è la struttura rigida dell'aula. Ecco, mi premeva dire questo sullo spazio, ma poi ripeto, so che altri ne parlano più di me. Altro petalo, chiamiamolo così, sono le persone, le relazioni e ovviamente legato alle persone e alle relazioni anche la formazione. Su questo ci sono diverse cose su cui possiamo lavorare, su questo posso portare anche la mia
la mia esperienza all'interno di questa piccola rete, appunto, edumana, dove ci occupiamo principalmente di relazioni. Che significa sconfinare in due relazioni? È veramente molto complesso, perché lo sconfinamento non è solo, e qui il titolo è scuola, sconfina, no? Lo sconfinamento non è solo uno sconfinamento dello spazio, di uscire, è uno sconfinamento mentale. Dobbiamo provare a trovare come uscire dai nostri meccanismi, dai nostri automatismi. Allora, per esempio, nella relazione educativa c'è spessissimo una relazione educativa che mantiene un sistema di potere centrale, no? Dove c'è qualcuno che sa, qualcuno che non sa, e questo all'interno della relazione rimane come sempre una relazione asimmetrica, o asimmetrica perché mi sento più preparato, o asimmetrico perché io sono l'insegnante, tu sei il genitore e quindi devi ascoltare quello che dico io, oppure io sono il genitore, tu sei l'insegnante, il figlio è mio e quindi devi ascoltare quello che è il mio bisogno. E non si riesce, o perlomeno la proposta è riuscire a modificare anche le relazioni e trovare degli spazi di dialogo all'interno della scuola, molto complesso da fare, degli spazi di dialogo sia tra i ragazzi e le ragazze, quindi degli spazi per loro dove possano confrontarsi, dove possano dialogare, e sia degli spazi di dialogo tra docenti e genitori, e anche tra i docenti e i ragazzi. Questo ovviamente, tutte queste modifiche, questi cambiamenti di cui stiamo parlando, non tutti sono fattibili per come è oggi la scuola, perché è ovvio che anche per un insegnante che cerca di portare questi cambiamenti e cerca di dare questi spazi, è molto complesso perché non c'è il tempo, non ci sono le ore dedicate a questo tipo di attività. Quindi è importante anche un cambiamento dal punto di vista politico, governativo, delle leggi per poter dare la possibilità ai docenti di occuparsi di questi momenti di dialogo. Cioè, se io devo coprogettare, e qui passo anche a un altro tipo di dimensione, che è quella del patto educativo, no? Si parla molto del patto educativo, dell'importanza della scuola inserita nel suo territorio come quasi come un hub sociale, quindi la possibilità di coprogettare con il territorio. Anche qui ci sono tante sperimentazioni che si stanno facendo, molto, molto interessanti. E anche qui, nel momento in cui io devo coprogettare con il territorio, quindi con il municipio, con il comune, con i referenti, piuttosto che le associazioni che sono nella zona, nel momento in cui devo costruire questa coprogettazione, io, docente, ho bisogno di tempo per farlo. Per poterlo fare, ovviamente devo avere una formazione per coprogettare, perché non siamo abituati a coprogettare. A scuola lo impariamo poco, lo abbiamo imparato poco nelle nostre scuole, quindi anche per questo è necessario. Per la formazione, come si fa a fare la formazione? Anche lì ci vuole tempo per fare la formazione, perché altrimenti quello che succede è che questo fuori dentro di cui molto si parla, dentro la scuola, fuori la scuola, alla fine rimane per essere un'associazione, cioè il fuori che entra dentro la scuola con le proprie attività e la scuola magari che esce a fare appunto la gita, la visita, eccetera. Questo movimento poroso invece fra il dentro e il fuori, dove l'extrascuola non è solo la parte divertente, no? Fuori è tutto divertente, alla scuola è una cosa noiosa. Questo dentro fuori, per essere poroso, ha bisogno di tempo, di spazi per il dialogo, di spazi per i docenti, di spazi per i genitori e quindi di spazi per potersi confrontare. Ci vuole anche, ovviamente, abbiamo detto, la volontà politica, ma anche l'intenzione di ciascuno a volere questo cambiamento. Negli ultimi due punti, non so, poi fermami Costanza se sto andando troppo oltre, negli ultimi due punti la salute, non possiamo, soprattutto in questo momento dopo il Covid, non possiamo non parlare di promozione della salute, però spesso si è parlato del medico, di avere il medico in classe o a scuola che possa
dare delle risposte. Ecco, adesso stiamo passando allo psicologo nella scuola che possa dare delle risposte. Il punto è invece una promozione della salute in un'ottica di salutogenesi, quindi di benessere, cioè ci sono molte attività che possono portare al benessere e alla salute della persona e anche la responsabilità di ciascuno all'interno di quella comunità scolastica. Parliamo sempre della comunità scolastica allargata, no? Di comunità educanti, ma anche dei ragazzi e delle ragazze, che in primis siano responsabilizzati e informati di che cosa significa la salute. Quindi non è un argomento, anche lì dovremmo sconfinare, perché siamo un po' quadrati, no? Abbiamo bisogno della salute tranne il medico. Abbiamo adesso, ci sono molti problemi, avrete letto sicuramente i dati sulle difficoltà dei ragazzi e delle ragazze, tranne lo psicologo, no? Come se ogni cosa ci fosse una risposta immediata, semplice e conseguente. Invece non è così, perché le cose sono molto complesse. Anche sul digitale, come ultimo dei nostri 6 petali con al centro la partecipazione, anche del digitale, anche qui c'è la corsa al computer, beh, c'è stata la LIM, adesso c'è al computer, a formare tutti affinché siano tutti bravissimi con il digitale, e anche lì sarebbe necessario costruire una media education, cioè lavorare molto su quello che significa il digitale, cioè dare l'opportunità ai ragazzi e alle ragazze di imparare a leggere l'immagine, a leggere, perché ovviamente siamo con il digitale, i social e i media in generale, siamo bombardati da immagini, per cui una grammatica, dare ai ragazzi e alle ragazze una grammatica per leggere le immagini, per leggere i media, sulle informazioni, sarebbe non solo auspicabile, ma assolutamente necessario per non costruire una nuova diseguaglianza tra chi utilizza il digitale e chi lo sa invece, lo utilizza nel senso come fruitore passivo, e chi invece lo sa utilizzare non solo dal punto di vista tecnico, perché su questo si sta molto lavorando per insegnare il coding piuttosto che altre capacità e abilità tecniche, non solo da quel punto di vista, ma anche dal punto di vista dell'informazione, della comunicazione. Anche qui, anche la democrazia si fa così, oltre che le infrastrutture, della possibilità di avere il wifi gratuito, eccetera, eccetera. Su questo abbiamo capito molto, dobbiamo dire, dalla pandemia, però forse ci siamo anche un po' fermati all'argomento del portiamo il digitale in classe. Anche qui la risposta non è semplice. Ecco, per chiudere un po', mi sento di dire che è necessario, che è vero, questo nel libro, l'ultimo capitolo dice si può fare, no? Racconta di quante cose ci sono già, appunto, proprio anche scritte come nelle indicazioni nazionali, quanto sono autonome le scuole per poterlo fare, però ci sono cose che hanno ancora bisogno di legislazione. E io mi sento dire anche che c'è bisogno che ciascuno, che ciascuna di noi prenda parte a questo cambiamento, cioè costruisca il proprio sconfinamento, esca dall'automatismo del chi vince e chi perde, tanto per riportarci a quanto ci sta succedendo, ma che si inneschi invece un meccanismo di dialogo e di partecipazione in prima persona. Che cosa posso fare io per andare incontro a quello che, di cui c'è bisogno, partendo dai bisogni dei bambini e delle bambine, dall'ascolto attivo delle giovani persone, ma anche sempre dall'ascolto attivo tra di noi, cioè tra i colleghi, le colleghe, gli educatori, le educatrici, i formatori, formatrici, potrei dire tutte le persone, gli attori che sono coinvolti nella scuola. Quando abbiamo scritto il libro, abbiamo cercato di mettere insieme tutte queste persone, tutte queste professionalità, proprio per tentare una porosità tra di noi, tra le nostre esperienze, le nostre competenze. Ci auguriamo che questo si possa fare anche in futuro, cioè in immediato presente, ma anche poi in futuro, perché è tutto lì, ce l'abbiamo questo cambiamento, solo che è un po' come se ci mancasse il coraggio di avanzare, cercare
ciascuno nella propria parte verso questo cambiamento. Ecco. Grazie, grazie Annabella. No, non ti ho interrotto perché era importante, insomma, riuscire poi a condividere complessivamente un po' questo modello, quindi ti ringrazio anche perché è ricchissimo, sicuramente ognuno di questi punti meriterebbe un ulteriore approfondimento, ma insomma è già molto importante condividere quali sono le dimensioni su cui si potrebbe agire. Un'altra cosa che mi riporto un po' da quello che mi dicevi, che è interessante, sono anche abbastanza sicura che tornerà più tardi, questo tema per cui alcune di queste dimensioni, tipo salute digitale, il vero salto da fare è non considerarle più dei servizi accessori, ma riuscire a integrarli veramente nel modello scolastico, che vuol dire nel modello organizzativo, nei processi in maniera molto più profonda. E poi dicevi, chiudendo, che appunto poi questo lavoro nello specifico, ma insomma questa riflessione poi si può chiudere dicendo si può fare. E insomma, hai già fatto riferimento a qualche elemento chiave per rendere questo possibile, tra cui per esempio anche il coinvolgimento di figure multidisciplinari e quindi un impegno collettivo. Ti chiederei brevemente quali sono, in base alla tua percezione, le barriere più grosse tra la costruzione di un modello che è già in gran parte definito e invece la definizione e esecuzione di un piano di azione per rendere poi tutto questo possibile. Ci sono due o tre elementi che ritieni essere le barriere principali, gli ostacoli alla realizzazione di questo piano? Uno principale è il tempo, come dicevo prima, il tempo programmato e quindi dedicato a molte di queste azioni. Purtroppo questo non è fattibile se non c'è una legislatura, perché è necessario che i docenti siano pagati per queste attività, che ci sia una trasformazione in questo. Cioè, nel momento in cui devo coprogettare, e da una parte devo imparare a coprogettare, perché ci sono appunto persone che ne hanno bisogno di questa formazione, dall'altra parte ho bisogno del tempo. Spessissimo nelle scuole, a parte appunto il burnout che hanno in questo momento per la quantità di cose che hanno da fare docenti e dirigenti, sono molto impegnati anche sull'attività didattica. Sarebbe necessario, se non allungare e appunto avere il compenso per le ore, per avere più ore di lavoro, oppure di avere meno ore didattiche e alcune ore dedicate a questi spazi di dialogo, di relazione, di lavoro. Insisto con questa parola di coprogettare, perché è dall'insieme delle varie professionalità che si può cambiare la scuola, perché un insegnante potrebbe non essere un esperto di teatro, per esempio, ma neanche va bene che sia l'esperto di teatro che viene nella scuola e fa il suo progetto, cioè il progettificio. Nelle scuole spessissimo le associazioni entrano perché hanno vinto un bando, perché hanno delle proposte, e quindi a volte anche quindi la scuola ne può usufruire gratuitamente, ma non c'è una vera coprogettazione, cioè l'associazione porta all'interno della scuola quello che è il suo progetto. Non sempre, ovviamente, perché come dicevo prima, invece poi ci sono dei casi in cui questi lavori si fanno e le docenti impegnano le proprie ore extra scuola. Cioè, quasi come il volontariato, no? Io lo faccio extra scuola, nei momenti, nei ritagli, quando posso, poi ci penso la sera, cerco di capire come fare, no? Questo non è corretto, cioè non è corretto che ci sia questo tipo di impegno, soprattutto perché non tutti possono permetterselo. Quindi, ok, qualcuno non lo vuole fare, ma anche magari non se lo può permettere, perché giustamente poi ha la famiglia, tutto quello che rimane da fare della propria vita, e poi perché non sono compensate, no, dal punto di vista economico. Quindi questo è un punto centrale. Il tempo, se poi consideriamo addirittura la compresenza, a un certo punto è sparita anche la compresenza in classe, quindi le docenti anche tra di loro non possono più parlarsi. Nella scuola media, per esempio, non c'è il tempo di vedersi, e le docenti non hanno un momento
pianificato per potersi incontrare per la scuola media, c'è cioè una scuola superiore di primo grado, per dirla con esattezza, ma anche nelle scuole superiori, non c'è un momento nel consiglio di classe, se non appunto 2 volte all'anno, in cui ci sono 1.000 cose da fare, in genere i voti o in genere preparare il momento dell'assemblea in cui si incontrano i genitori, e non ci sono i momenti invece dove il team si costruisce, il primo team. Quello su cui sta, che ha in mano il boccino di quella relazione, di quella classe, fa fatica a vedersi, a incontrarsi. Anzi, siccome non sono previste delle ore, spesso non lo fa. Questo è un grave problema, perché quel team dovrebbe essere coeso. Idem, incontri con i genitori. Noi lavoriamo in media umana, lavoriamo in maniera molto particolareggiata sulla costruzione della comunità classe. Lo lavoriamo con un tutor, no? Un tutor esterno che aiuta, che facilita la comunicazione, perché anche lì c'è un irrigidimento tra le parti. Allora, in questo irrigidimento non si riesce a lavorare, quindi c'è bisogno di facilitare, però ovviamente questi costi sono a carico in questo momento, sono a carico della scuola piuttosto che delle famiglie, ma anche questo non è corretto, dovrebbe essere invece parte del lavoro che viene fatto nella scuola, idem per le associazioni. A volte ci sono degli irrigidimenti, appunto lo spazio sanitario, sociosanitario è separato, l'educatore è separato dal team docenti, dai genitori, dalle famiglie che hanno bisogno. Quindi quello spazio di relazione è fondamentale. Quindi alcune cose si possono fare, ma altre hanno degli ostacoli importanti. Un altro ostacolo importante è una comunicazione, un modo di parlare dei docenti come se i docenti non volessero fare niente, no? Come se fosse tutta colpa dei docenti. È importante invece cominciare a lavorare e a pensare che se alcune cose cambiassero ci sarebbe anche l'opportunità di avere un corpo docenti più coeso, ecco, per esempio, anche all'interno della formazione del docente stesso, ma su questo sicuramente Elisabetta magari può aggiungere delle cose, soprattutto per le scuole superiori. Grazie, grazie Annabella. Beh, io approfitto, faccio un po', prendo questa ultima coda del tuo intervento in realtà invece per presentare Lorenzo. Ti ringrazio intanto per averci, insomma, dato tantissimi spunti. Invece introduco Lorenzo, che Anche non vedo, ma sicuramente aspettate che questo è il mio problema, però penso sono. che... Ok. Allora, ve lo presento velocemente. Lorenzo Newman è direttore generale di LearnMore, un centro di ricerca e innovazione didattica che ha sede a Milano e Londra. Ha un'esperienza, diciamo, background di consulenza gestionale. Ha lavorato anche come insegnante in una scuola media del Bronx, in qualità di esperto per le Nazioni Unite. Nel 2016 fonda LearnMore, che è una realtà che si occupa di ricerche internazionali in ambito educativo, che lavora molto con realtà istituzionali come l'Oxfam, Save the Children, British Council e la Commissione europea, questo solo per citarne alcuni. Quindi io approfitterei, anche perché poi nei 2 minuti precedenti all'inizio del webinar, è riuscito anche a condividerci qualche cosa rispetto alle attività che con LearnMore stanno gestendo in ambito di formazione per gli insegnanti. Quindi prendo un po' questo come spunto. Si è parlato fino adesso anche molto di cambiamento. Quando si parla di cambiamento si fanno considerazioni poi a vari livelli per capire come innescarlo, quali sono anche gli attori di questo cambiamento. Indubbiamente gli insegnanti, se si parla di cambiamento legato alla scuola, sono diciamo, una delle leve a cui si guarda inizialmente tra le prime. Quindi approfitto di averti qua per chiederti, rispetto a un po' l'esperienza che hai, i lavori di ricerca fatti attraverso LearnMore, quale, diciamo, come il ruolo dell'insegnante sta cambiando, e sarebbe bello avere anche da te, insomma, una visuale
più internazionale, visto che credo che il vostro punto di vista tuo e di Learn More sia privilegiato proprio perché non si limita soltanto a quello che succede qui, ma vi permette di fare anche un po' di benchmark rispetto a quello che succede anche in altri contesti. Ti lascerei un po' di libertà, so che c'è poco tempo per esaurire insomma tutto quello che puoi dirci, ma insomma ti chiedo di darci gli spunti principali in merito. Grazie Costanza, grazie a tutti voi per essere qui, sono le 7:30 di sera di un'infrasettimanale, siamo fuori orari di lavoro e non lo do per niente per scontato. Voglio anche ringraziare tutti voi per aver organizzato questo incontro. Parto dalla considerazione che ha fatto Annabella prima, ovvero perché la scuola non cambia, e una risposta risiede proprio in coloro che sono gli attori principali della scuola, che sono i docenti. Sono consapevole di dire una cosa un po' controversa, qualcun altro vi dirà che sono gli alunni e le alunne gli attori principali della scuola, ma viviamo in un momento in cui forse dobbiamo puntare un po' più il faro sugli insegnanti. Vorrei porre l'accento su due aspetti. Chi sono gli insegnanti in Italia? E in secondo luogo, qual è il loro contratto sociale rispetto al contratto sociale che hanno gli insegnanti altrove? Dopotutto sappiamo come si dovrebbe insegnare. I principi di pedagogia attiva, a cui facevano riferimento Annabella ed Elisabetta poco fa, sono principi noti implicitamente o meno dall'alba dei tempi. Allora perché non ci riusciamo? Dopotutto abbiamo anche le indicazioni nazionali, a livello istituzionale è consolidata l'idea che si debba, di quali debbono essere gli obiettivi d'apprendimento, no? Allora, chi sono i docenti in Italia? Innanzitutto non sono nativi digitali. L'età media di un docente in Estonia è di 25 anni, l'età media di un docente in Italia di scuola secondaria è di 53 anni. Un docente di scuola secondaria in Estonia non si ricorda un mondo prima dei computer, in Italia tendenzialmente sì. Anche questo so che dico una cosa che magari non mi troverei a mio agio a dire davanti a un interlocutore ministeriale, ma se vogliamo parlare seriamente di riforma sistemica dobbiamo partire da chi abbiamo davanti. I docenti italiani non sono ricercatori. Nei paesi che vengono elevati tipicamente a buone pratiche, come la Finlandia, i docenti, come parte del loro lavoro, devono fare ricerca didattica. È previsto nel loro contratto che loro svolgano ricerca. E torno appunto al punto di poco fa di Annabella. Cioè, se vogliamo che i docenti svolgano anche questi compiti, deve essere previsto contrattualmente. Qui entro nel mio secondo punto, ovvero qual è il contratto sociale che abbiamo con i docenti in Italia, al di là del fatto che la considerazione sociale del ruolo è minore rispetto a quello che era tanti anni fa, al di là del fatto che la retribuzione salariale è rimasta sostanzialmente invariata negli ultimi 20 anni, ma cosa si aspetta il sistema scuola da loro e cosa gli restituisce? Sono aumentati gli obblighi del docente, è stato introdotto un obbligo formativo, o meglio di formazione in servizio di 25 ore, sono state introdotte nuove responsabilità relative all'alternanza scuola e lavoro in alcuni contesti, non è cambiata la retribuzione e non è cambiato il monte ore contemplato per svolgere questi compiti, col risultato che l'obbligo formativo di 25 ore di fatto non viene svolto. Se un docente di scuola secondaria non svolge una sola ora di formazione, colui o colei non viene sanzionato in alcun modo. Il rapporto tra docente e sistema scuola passa attraverso il dirigente scolastico e anche qui il confronto con l'estero mostra la singolarità del sistema italiano. Il dirigente scolastico italiano fatica a selezionare ed assumere docenti, non ha grande autonomia a riguardo. Può chiamare a diretta, può fare chiamate dirette con i supplenti, ma poco più di questo. Ma ancora più importante di questo, forse, è il fatto che il dirigente scolastico italiano non può
più di tanto specializzare i ruoli dei suoi docenti. Non può dire, non può assegnare dei capi dipartimento, dei coach, dei formatori interni. Allora, questo avviene nella pratica a volte, perché ci sono dei dirigenti scolastici eccezionali, carismaticissimi, che riescono a persuadere i loro docenti ad assumersi queste responsabilità. E allo stesso modo ci sono docenti che lavorano ben oltre le ore richieste, svolgono compiti superiori a quelli richiesti da loro. Quindi il sistema va avanti grazie alla motivazione intrinseca dei docenti. Ma il punto è sempre quello. È un sistema sostanzialmente anarchico. Elisabetta in apertura ci ha ricordato anche l'incardinamento dell'istruzione nella Costituzione italiana. Ebbene, la Costituzione ci ricorda anche l'autonomia didattica del docente. Nonostante le indicazioni nazionali del 2012 incardinino dei obiettivi d'apprendimento, non esistono più i programmi. Esiste il PTOF, il programma triennale d'offerta formativa della scuola, ma un docente che decide di deviare dal PTOF può farlo senza alcuna sanzione. E chi accede al ruolo? Potenzialmente chiunque, da un certo punto di vista. Dalla scuola almeno nella scuola secondaria non è richiesta una formazione iniziale e pratica, è richiesta una specializzazione equivalente a 24 CFU, che però viene tipicamente svolta da un sistema formativo quasi parallelo a quello delle università più importanti. Sono poche, la maggior parte dei docenti svolge corsi di formazione iniziale di cattiva qualità, volti a dargli questi crediti formativi nel minor tempo possibile. Vi sto dando dei giudizi piuttosto forti e mi permetto di dire che sono giudizi formulati unicamente in un'ottica comparativa. Quello che posso dirvi, ad esempio, di altri sistemi ci può aiutare a capire quali potrebbero essere dei margini di miglioramento per il sistema italiano. Negli Stati Uniti, ad esempio, il dirigente scolastico può assegnare dei ruoli ai suoi docenti. Il periodo di prova del docente, che in Italia è di 2 anni, e che però, nonostante preveda che un docente non debba essere necessariamente confermato, di fatto il docente viene sempre confermato. Parlavo con una scuola Polo in Emilia-Romagna, mi diceva che in Emilia-Romagna l'anno scorso solo 2 docenti in prova non sono stati confermati. Per cui l'accesso alla professione non avviene secondo dei criteri molto limpidi. E questo invece, mi sento di dire, avviene in altri paesi. I criteri di accesso alla professione sono più richiedono di più dal docente. Un altro tema, il turnover. Il docente medio italiano rimane, una volta tenuto la cattedra, rimane docente per 25 anni. Nel Regno Unito il docente rimane tale in media 10 anni. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che chi insegna tipicamente ha anche altre esperienze di vita, vuol dire che quando si stufa di insegnare può fare altro e altri docenti hanno l'opportunità di entrare in ruolo. Tutto questo chiaramente è semplificato da un mercato del lavoro più florido del nostro, però anche da un apparato regolatore più limpido. Vi sto parlando sempre di argomenti che ricadono sotto il cappello del contratto sociale che abbiamo con il docente. E voglio introdurre anche il tema della subalternità. Purtroppo uno dei trend che abbiamo visto con grande forza negli ultimi 10 anni nel sistema italiano è l'emergere del terzo settore, dell'impresa, come attori che non solo contribuiscono al sistema scolastico, questa è una cosa positiva, ma spesso contribuiscono rendendo subalterno il ruolo del docente. Abbiamo visto linee di finanziamento molto ambiziose, volte a portare dentro le scuole i metodi, gli approcci delle aziende e del terzo settore. Anche i patti educativi possono essere uno strumento per farlo. Allora, queste contaminazioni sono una cosa positiva, ma non devono mettere in secondo piano il docente, e troppo spesso questo avviene, in parte per un discorso di cultura didattica condivisa, ma anche sempre per quanto riguarda l'impianto regolatore.
Vi sto descrivendo un quadro un po' deprimente e sono anche consapevole che ci sono diversi docenti tra noi oggi. I docenti, ripeto, sono l'attore chiave. Sono tendenzialmente persone motivate a fare un buon lavoro e hanno bisogno di un miglior sostegno e di un miglior contratto sociale. Allora, cosa possiamo fare per loro? Chiudo qui e poi la smetto, Costanza, prometto. Con Learn More, quest'anno abbiamo appena concluso uno studio per l'UNICEF, volto a sondare il terreno per la politica della Commissione europea chiamata Child Guarantee, un pacchetto legislativo rivolto principalmente al mondo scuola. Abbiamo intervistato professionisti dell'INDIRE, dell'INVALSI, del Ministero dell'Istruzione, docenti, dirigenti scolastici e abbiamo confrontato i risultati di questo studio con le migliori pratiche all'estero. Abbiamo anche visto chiaramente cosa dice il PNRR a livello di riforma educativa. Vi posso dire, sempre perché non ci sono, non vedo dirigenti del Ministero nella Zoom Room di oggi, vi posso dire che a livello ministeriale non c'è chiarezza su come spendere i soldi del PNRR, al di fuori dei fondi destinati ai nidi, al di fuori dei fondi destinati alle palestre, agli spazi, però per quanto riguarda la didattica, la formazione dei docenti, che a mio avviso è la priorità chiave, formare meglio coloro che devono formare i nostri figli, non c'è chiarezza istituzionale. E non c'è nemmeno una spartizione dei fondi molto netta, nonostante questo sia il caso su altre voci del PNRR. Qualche proposta di spesa di questi fondi per rafforzare il ruolo del docente e mettere il docente in condizione di impattare le proprie aule. Innanzitutto estendere e rendere sostanziale l'obbligo formativo del docente. Sono due strade per farlo. Il primo è appunto rendere obbligatorie le 25 ore di fatto già obbligatorie. Questo però richiede un riconoscimento salariale. Oppure che queste ore vengono sottratte agli altri obblighi del docente. Annabella, questo mi pare che alludessi anche tu a questo poco fa. Però vi parlo soprattutto di docenti con cattedra. Ci sono centinaia, non centinaia, ma almeno 100.000 docenti che vanno avanti con le supplenze annue. Sono in tanti casi docenti più giovani, spesso quelli più motivati, che insistono perché vogliono accedere a questa professione. Allora, l'obbligo formativo dovrebbe esserci anche per loro, al momento non c'è. E soprattutto non c'è il finanziamento per farlo. I docenti con cattedra hanno un voucher di 500 euro annui che possono spendere su tutta una serie di beni e servizi, circa il 10% viene speso su formazione. Allora perché non dare questo voucher anche ai supplenti? Si tratta di un intervento legislativo semplice, con un budget che rientra nei parametri del PNRR. La formazione in servizio non gode di una buona regolamentazione. Oggi le scuole in media hanno circa 1.000 euro di budget all'anno per la propria formazione, con 1.000 euro per formare in media 100 docenti, non possono ottenere una formazione in servizio di qualità. Quindi tipicamente si rivolgono a docenti o anche docenti universitari, amici, che impacchettano un'offerta formativa e la svolgono tipicamente face to face. Però non si tratta di offerte formative articolate come quelle che con Learn More vediamo all'estero in sistemi formativi più evoluti del nostro. Potrei andare avanti, ma quello che vi voglio dire è che le opportunità ci sono, dobbiamo investire nei nostri docenti. E dobbiamo vedere cosa si sta facendo all'estero in tal senso. Troppo spesso abbiamo visto anche, ad esempio, Vi faccio un altro esempio: nel PNRR si parla di coaching e mentoring dei docenti. Allora non è chiaro a chi dovrebbe essere affidato questo servizio. Si rumoreggia che si potrebbe chiedere all'università di avere un ruolo più importante nella formazione in servizio, nella formazione iniziale, però dalle voci che stiamo raccogliendo, le università non sono molto interessate a meno che non emergano finanziamenti molto consistenti. Questo perché? Perché le università formano i docenti prevalentemente sulle discipline, ma l'emergenza in Italia non è sulle discipline,
è sulle modalità didattiche, indipendentemente dalle discipline, è sulla pedagogia attiva a cui facevo riferimento prima Annabella. Mi fermo qui perché è più divertente fare una discussione aperta, ho già parlato troppo. No, ti ringrazio perché invece è stato un intervento molto preciso e molto concreto, che soprattutto rispetto a un tema come quello degli insegnanti è importante condividere. Per me personalmente anche è stato un modo per imparare qualcosa di nuovo, quindi ti ringrazio. Penso che dopo anche, soprattutto con Elisabetta, la vedevo insomma annuire a più di una cosa di quelle che menzionavi, quindi penso che in chiusura ci sarà insomma un piccolo botta e risposta magari tra di voi. Se me lo permetti, procedo con Massimo Ferrari e Claudia Tinazzi, visto che vedo che il tempo non ci sta aiutando, e poi ci rivediamo in chiusura tutti insieme per insomma per tirare un po' le somme di quello che di cui insomma abbiamo parlato fino adesso. E ti ringrazio di nuovo appunto per l'intervento ricco e esaustivo. Costanza, ti interrompo un secondo perché comunque sarebbe molto interessante, ci sono anche degli insegnanti che ci stanno seguendo, capire anche il loro punto di vista dall'interno. Lo sguardo che ha dato Lorenzo è uno sguardo molto interessante, uno sguardo più esterno mi è sembrato di capire, più così globale. Mi interessava poter ritornare su questo tema per avere il polso anche di come la vivono dall'interno i docenti. Grazie. Esatto, no, sicuramente. Chiuderei il cerchio e vi presenterei invece appunto Massimo Ferrari e Caterina Tinazzi, architetti, docenti. Massimo Ferrari, architetto, dottore di ricerca in composizione architettonica e urbana all'UIUA di Venezia e professore associato in composizione architettonica e urbana al Politecnico di Milano. Dal 2017 fa parte del consiglio direttivo della società scientifica ICAR 14 ProArt. Caterina, io vi presento insieme perché oggi insomma fate parte un po', insomma rappresentate un po' un'entità. E Caterina Tinazzi, anche l'architetto docente, dottore di ricerca in composizione architettonica urbana all'UIUA di Venezia, ricercatore in composizione architettonica urbana al Dipartimento di Architettura e Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente del Politecnico di Milano. Io sono felicissima di averli qua, li abbiamo un po' intercettati e in particolar modo per l'interesse insomma che avevamo nel coinvolgerli e nel farci raccontare un po' del loro lavoro e della loro esperienza in tema di architettura degli spazi educativi. E il nostro interesse era particolarmente, insomma, il primo così input è stato quello, l'interesse verso una mostra che loro stessi hanno curato a fine 2021, correggetemi se sbaglio, dedicata a immaginare la scuola del futuro, ovviamente in una dimensione spaziale, ma non solo. Quindi io chiederei subito a voi di raccontarci un po' quali sono state le motivazioni e le ragioni che vi hanno spinto a creare questa mostra. Immagino che poi siano anche particolarmente legate poi alla missione del vostro ruolo e del vostro lavoro, però ci faceva piacere condividere anche con chi ci ascolta un po' delle linee guida che insomma vi hanno portato a costruire un evento come quello e una mostra di quel tipo. Sì, grazie. Parto io, poi ci passiamo parola con Massimo, ma ci hai presentato bene perché di fatto staffettiamo insomma in una ricerca condivisa. E innanzitutto vi ringraziamo perché siamo molto contenti di partecipare, ma prima di tutto per noi, per la nostra formazione, a proprio questo modalità di dibattito interdisciplinare in cui davvero crediamo molto. E lo crediamo da architetti, ma anche docenti universitari,
universitari che insegnano ai futuri architetti a progettare, e di fatto è questo un po' la ragione che ci ha avvicinato al tema dell'architettura della scuola. Cioè, già in realtà nel 2014 la Triennale di Milano ci ha chiesto di curare una prima mostra che doveva proprio trattare questo difficile tema dell'architettura scolastica da un punto di vista, diciamo, disciplinare, quindi dell'architettura, e cercare di dare una lettura di tutto il Novecento rispetto a questo tema. Ecco, affrontandolo già dal 2014, ma oggi siamo stati un po' confortati ancora una volta da questo, ci siamo resi conto che è impossibile separare l'architettura della scuola da tutto il mondo complessissimo di cui oggi abbiamo ascoltato. E appunto, per aggiungere complessità ai discorsi che abbiamo appena ascoltato, abbiamo capito quanto l'architettura e lo spazio abbia un ruolo, diciamo, attivo, e sicuramente anche, diciamo, una grandissima possibilità di diventare, insomma, quello che abbiamo già ascoltato da tantissimi pedagogisti. Noi spesso ai nostri studenti del primo anno, con i quali diciamo, iniziamo a progettare delle scuole, raccontiamo appunto che lo stesso Loris Malaguzzi parlava di ambiente come terzo educatore, ovvero proprio la possibilità di capire come questa famosa scatola non è un contenitore che arriva successivamente, ma forse è proprio uno spazio che deve nascere proprio da questo dibattito tra diverse figure, gli insegnanti, i pedagogisti. E ecco, in questa mostra che partiva dal 2014, il primo atteggiamento per noi è stato quello di provare a leggere il Novecento cercando di far interagire quattro mondi, diciamo così: appunto il pensiero pedagogico, quindi delle grandi figure che hanno attraversato il Novecento, grandi figure pedagogisti, la riforma scolastica in Italia, la normativa scolastica e queste architetture che hanno contenuto i bambini nel Novecento. Ecco, ci siamo accorti che le punte più alte di questa ricerca sono state quelle in cui davvero c'era un dialogo tra tutte queste discipline. Da qui quindi la volontà di costruire questa mostra a cui Costanza faceva riferimento, che aveva appunto una prima esposizione nel 2015 e poi invece di recente nel 2021, in cui abbiamo pensato che proprio in questo momento cruciale in cui ci sembra che la scuola sia viva in questa trasformazione, l'architettura potesse dare un contributo. E quindi abbiamo, insieme ad alcuni architetti italiani, abbiamo proposto a questi architetti di provare ad immaginare la scuola del futuro partendo, e anche su questo siamo contenti di aver ascoltato sotto traccia alcuni spunti negli interventi precedenti, partendo dalla famosa aula, molto odiata, non sappiamo se dire odiata, ma faticosamente abitata in questi anni. Cioè, quindi chiedendo a questi architetti di provare a rimmaginare questo spazio, mettendo proprio sul tavolo tutte le istanze delle insegnanti, dei pedagogisti contemporanei, ovvero provare a trascrivere quello che è una volontà che per chi appunto frequenta la scuola non può essere che riconosciuta. Non so se... Ci alterniamo a raccontare un po' il panorama che abbiamo fatto in questi anni, e tantissime cose, come ha detto Claudia, tornano nei ragionamenti che abbiamo sentito: il rapporto con gli insegnanti, la normativa, l'atteggiamento attivo dello studente. C'è un famoso concorso del 1956 in cui Ciro Cicconcelli, che era l'architetto assunto dal Ministero della Pubblica Istruzione per svecchiare il sistema scolastico, parlava di partecipazione attiva dello studente e consigliava ai partecipanti a questo concorso di non riferirsi alla normativa in corso.
Quindi una specie di paradosso. Non riferirsi alle normative in corso perché nella sua idea la possibilità di reinterpretare gli spazi sarebbe dovuta poi convergere in una nuova riscrittura della normativa. Allora, questo tema così importante dello spazio, crediamo al pari di tanti altri temi, è per noi, come dire, la più grande qualità di questa epoca. Studiando a ritroso, ricercando nel Novecento, tutti noi ci nutriamo, cerchiamo di capire come siamo arrivati a questo punto per cercare di riuscire in una maniera un po' coerente ad organizzare, ad immaginare quello che può essere il futuro, ci siamo accorti che ci sono stati due momenti topici nel tema della scuola e nel legame tra la normativa, la pedagogia e l'architettura. E uno parte dagli anni 30, alla metà degli anni 30, quando diciamo tutti gli studi più avanzati erano sedimentati del Novecento della pedagogia e architetti come Cattaneo, come Terragni o come Figini e Pollini, d'altra parte a Ivrea sotto il mecenate di Olivetti, non mi viene il nome, costruiscono degli esempi di architetture adeguate al loro tempo, anzi capaci di promuovere il tema della formazione proprio partendo da questi spazi. L'altro momento importantissimo è stato quello del dopoguerra, la fine degli anni 50, l'inizio degli anni 60, nei quali ancora questa convergenza tra composizione degli spazi, immaginazioni educative e il lavoro rispetto alla formazione hanno costruito altrettanti capolavori. Noi crediamo che questo sia un momento altrettanto topico. È importante, crediamo che il risveglio, diciamo, anch'io cerco come lo Renzo di provocare, il risveglio dell'attenzione alla formazione, alla pedagogia, che è avvenuto tardi, secondo il nostro punto di vista, che non è dei pedagogisti, rispetto alla trasformazione del mondo in digitale, è venuto diciamo almeno con 10 anni di distanza e senza capire chiaramente la portata rispetto proprio alla trasformazione di questo, dall'immaginazione di queste modalità formative e gli ultimi 2 anni che hanno per forza sconvolto e ci hanno fatto capire che forse i temi, cioè potevamo sperimentare con mano situazioni che mai avevamo sperimentato e che mai avevamo immaginato. Noi tutti abbiamo insegnato all'università da prima il Covid e non abbiamo mai fatto lezione a distanza. Quindi voglio dire, la nostra immaginazione è stata, come dire, anche fisicamente stimolata da quello che è successo. Questo momento è un momento di grande convergenza e anch'io vedo con grande, come dire, un po' attonito il fatto che non ci sia ancora questo tipo di collaborazione, di sintonia tra chi si occupa di formazione, chi si occupa di architettura e chi si occupa, come dire, di tutte le differenti sfaccettature che sono qui intorno. È stato parlato della corporeità dell'educazione, della tecnologia. Sono tutte, come dire, convergenze che necessariamente devono trovare una sintesi assieme. Noi ci occupiamo, abbiamo detto, dello spazio. Crediamo che il futuro della scuola abbia addirittura un rapporto forte con lo sviluppo della città, con l'evoluzione, con la possibile trasformazione dei luoghi di qualità della città. Stiamo svolgendo una ricerca prenazionale proprio su questo tema, su come possiamo immaginare la scuola, che è sì un edificio pubblico, come diceva Elisabetta Nigris, ma un edificio pubblico molto particolare. Io non posso entrare nella scuola. La scuola è ancora barricata dietro alte recinzioni, sotto il controllo alle volte, come dire, nella nostra esperienza, molto anche serrato dei dirigenti, che certamente ne hanno la responsabilità, ma che comunque non riescono spesso e volentieri ad immaginare una differente sinergia tra la città e l'edificio scolastico. L'edificio scolastico è fatto di due parti separate, di una sicuramente
dedicata agli studenti, dedicata ai ragazzi, e che sicuramente va ripensata nelle aule, come diceva Claudia, non si può più parlare di aule, e nei corridoi, che non possono più assolvere solo il ruolo di distribuzione delle aule, ma che possono essere immaginati, come tanti esempi abbiamo già visto in questi anni, come luoghi anche questi di formazione. Quindi un edificio pubblico che ha sicuramente una parte dedicata ai ragazzi, ma che può dedicare ai ragazzi tutta una serie di servizi che nella loro complessità possono diventare poi una specie di hub, una specie di interazione tra la società civile e la scuola, tra il quartiere e le funzioni pubbliche che può contenere la scuola. Quindi sicuramente sono tantissime le cose che in questo momento dovrebbero essere messe a sistema, ma partendo proprio da dei tavoli di confronto nei quali tutte queste istanze abbiano lo stesso peso e guardino assolutamente nella stessa prospettiva. Grazie. Mi scuso Claudia, mi hanno fatto notare che prima aveva detto Caterina, sarà l'età, non lo so, mi dispiace. E vi ringrazio per gli ulteriori spunti. E sono tornati un po' di temi che erano già stati citati prima, e questo conferma il fatto che è un po' quello che ci aveva guidati anche nel creare un po' questa... questa trama per l'incontro di oggi. Le possibilità di dialogo sono tantissime. Se vi lasciassimo qua dentro per qualche altra ora, penso che potreste andare avanti moltissimo. Approfitto velocemente, avevo il piacere di farvi un'altra domanda prima di chiudere, perché vedo che manca poco tempo e volevo comunque lasciare poi qualche minuto per la chiusura. Un elemento molto interessante è appunto l'introduzione dell'aspetto tecnologico, digitale, che comunque oggi ci si porta dietro come ormai parte e dimensione della nostra vita. Che tipo di evoluzione sta avendo in base a quello che avete osservato, e come cambierà, come vi aspettate che possa cambiare l'assetto dello spazio scolastico, per come l'avete descritto? Sì, veramente brevissimamente. Ecco, era un po' quello a cui accennava Massimo. Cioè, ci siamo accorti che purtroppo alle volte la tecnologia è proprio una cosa che arriva e decora lo spazio, che viene, come dire, data come in dotazione aggiuntiva, ma che di fatto non parte invece da un modello di insegnamento che davvero si nutra di tutte le potenzialità che la tecnologia, ma come qualsiasi altro elemento, diciamo, che può avere lo spazio. Noi pensiamo alla luce, a tantissimi, poi qui ci serve un grandissimo distinguo, perché quello che non abbiamo detto è che la nostra ricerca si chiama di ogni ordine e grado, perché anche in questo crediamo molto, del fatto che dalla scuola dell'infanzia all'università, sia il pensiero, un pensiero pedagogico, quanto lo spazio adeguato a questo pensiero, abbia veramente necessità di una grandissima riforma. Quello che, di cui ci siamo accorti, è proprio che questa dotazione non è mai legata proprio, come dire, a un modo di insegnamento, ma viene quasi un po' subita o utilizzata non nelle sue potenzialità. Quello che più ci interessa in questa piccola mostra, abbiamo sfidato gli architetti a dialogare con delle insegnanti e con dei pedagogisti, è proprio quasi per noi un po' al contrario, cioè chiedere, diciamo, alle insegnanti o ai pedagogisti di raccontarci il loro modo di insegnare, le loro necessità, per a questo punto invece con tutte, anche qui dal nostro punto di vista, cioè disciplinare, con dei grandissimi tecnologi, con architetti, con designer, invece lavorare alla costruzione di questo spazio. Quindi il grande limite adesso invece è rimanere costretti in questi spazi che sono fissati dalle normative, queste scatole che sono le aule, e riempirle o, diciamo, dare delle dotazioni che ci illudono di poter trasformare lo spazio. Grazie mille. E io vi ringrazio di nuovo, perché appunto penso che gli spunti siano stati tantissimi. Vorrei rilanciare
la parola a Elisabetta e chiederle, l'ho vista prendere diversi appunti e quindi chiederle se può condividere con noi insomma un po' una chiusura e alcune riflessioni che magari ha fatto nel frattempo. Sì, grazie, perché ho preso tanti appunti perché era ricchissimo, non riuscirò a restituire tutto, mi scuso, ma volevo partire da quello che diceva Lorenzo, cioè che gli insegnanti sono messi in secondo piano. Io credo che questa sia una grandissima verità, questo non succede negli altri paesi, che pure hanno modelli diversi fra loro di scuola di formazione, ma l'insegnante ha una sua dignità e centralità. Un po' il mantra della scuola italiana è: ti do poco, ti chiedo poco. Poi in realtà io quello che vedo è una forbice fra chi assume questo patto, ti do poco e ti chiedo poco, e quindi si attacca veramente a volte a appigli di rivendicazioni fine a se stesse, e invece una grandissima quantità di insegnanti che nonostante questo ci mettono l'anima. E questo è una contraddizione, perché ci mettono l'anima ma non sono riconosciuti economicamente, ci mettono l'anima ma non sono riconosciuti in termini di progressione professionale, ci mettono l'anima ma a volte persino non riescono ad ottenere i risultati sperati con tutto questo sforzo, perché manca quello che diceva Annabella, manca un'idea di sistema. Scusate, a questo punto provoco anch'io, mi sono trattenuta ma vado. Se passa la legge sull'ora di competenze non cognitive, io mi incateno, perché grida vendetta. Cioè, io non metto soldi per formare gli insegnanti, a capire che le competenze non cognitive fanno parte del tessuto che noi abbiamo, cioè del tessuto personale, corporale, relazionale, istituzionale, e invece li metto per l'ora di educazione civica, l'ora di competenze non cognitive, inserendo purtroppo, e ha ragione Annabella, una pletora di esperti, in particolare a primaria, dove l'insegnante, cioè che mettono l'insegnante nelle condizioni di non essere neanche più protagonisti in classe propria. E quindi veramente io credo che questo sia un problema. Riuscite a sentirmi? Sì, io ti sento benissimo. Ah, ecco, perché l'insera vedevo tutto nero. Adesso vi rivedo. Secondo punto. Formazione, ne ha parlato Annabella, ne ha parlato molto Lorenzo, ho apprezzato molto il suo quadro, perché le ricerche Thalys, OCSE danno quel quadro lì. C'è bisogno di formazione, ma anche qui non frammentaria. Non solo le scuole hanno pochi soldi per la formazione, ma tutti in ordine sparso, cioè non c'è un progetto articolato, sistematico, che decide quali sono le priorità. Io ho coordinato la commissione per la nuova valutazione della primaria, ho dovuto lottare, pregare in ginocchio perché fosse pensato un piano di formazione. Io avevo detto che andava fatto prima di introdurre. Questo non è stato possibile, va bene, ma qua c'è la macchina burocratica. La macchina burocratica che ha veramente dei tempi e degli immobilismi, per cui è veramente difficile andare oltre. Volevo finire però sul che si può fare, perché sennò finiamo solo con cose positive. Allora, uno, si può sostenere gli insegnanti che si impegnano. Si deve sostenere. Il piano, secondo me, di formazione deve partire da loro e dargli
manforte, accompagnare il loro lavoro, dare strumenti. Devo dire che quello che succede, io mi occupo di formazione, io faccio formazione per il mio mestiere, i nostri laureati che entrano nella scuola tornano e dicono: vi prego, dateci la possibilità di confronto, diceva Annabella giustamente, di dialogo. Noi parliamo di partecipazione dei ragazzi, ma i docenti non partecipano alle decisioni. Per cui io credo che ci sia bisogno nella formazione di vedere il lavoro di insegnanti che ce la fanno, scusate, uso un termine banale, di esempi, perché a me non piace buone pratiche, buone perché non si sa, di esempi in cui io vedo che quella cosa lì è possibile, viene fatta, ma anche di formatori che ti aiutano a riflettere, perché non è detto che quella cosa lì nella tua classe funzioni. E qui Lorenzo parlava dell'insegnante ricercatore. Noi lo scriviamo sui libri, ha ragione Annabella, cerchiamo faticosamente di farlo con quei pochi insegnanti con cui noi possiamo lavorare, perché Lorenzo diceva c'è bisogno di formazione didattica. Io sono docente di didattica, il mio dipartimento è scienze della formazione, ma noi non abbiamo i fondi, ma soprattutto non abbiamo le persone, il personale. Cioè, noi abbiamo una richiesta di formazione, io e il mio gruppo di ricerca, che cioè, dobbiamo, ho pagato una persona che cerca di organizzarlo, perché non ce la possiamo fare. Quindi io credo che ci sia una grande richiesta da parte degli insegnanti e bisogna partire da quella richiesta, dalla richiesta di sostegno, di formazione che viene dai docenti, partire da lì però per costruire una professionalità sistematica, non è una competenzina qui e una lì e una qua, e nemmeno sostituire le incapacità degli insegnanti col terzo settore, perché questo è un rischio gravissimo. Io sono davvero da sempre per i patti di comunità, credo che di essere una delle prime che ne ha parlato, ma se questo, come diceva Lorenzo, si ripete come svalutazione della scuola degli insegnanti, non funziona. Quindi non so, ci sarebbero tantissime altre cose, il rapporto fra scuola e città, la qualità degli spazi, e finisco con una parola che non abbiamo detto, che è quella dei mediatori. Lo spazio è un mediatore, i computer, la LIM, le piattaforme sono dei mediatori, i materiali sono dei mediatori, ma anche le attività che pensano, che progettano gli insegnanti. Cioè, bisogna sostenere la loro capacità di progettazione, non di programmazione delle singole attività giornaliere. Per cui faccio il tema sulla prima neve e quest'anno non ha mai nevicato, ma lo faccio lo stesso. Questo era un esempio che portava Mario Lodi, ma era vero. Mi spiace che veramente ci sarebbero moltissime altre cose da riprendere, magari ci ritroveremo ancora per esatto tanto. Lasciamoci anche questa chiacchierata come primo tassello per poter andare avanti su una discussione molto più ricca, anche molto più complessa. Vi saluto io personalmente, lascio spazio a chi vuole intervenire, purtroppo devo lasciarvi, e grazie ancora a tutti. Arrivederci. Ciao Matilde. Ciao. Sì, no, adesso non voglio farvi come dire, andare troppo oltre l'orario che ci eravamo dati. È vero, come diceva Isabella, c'è un Elisabetta, io questa sera evidentemente ho un problema, e gli spunti sono tantissimi. Penso che per tutti abbiano fatto nascere, insomma, tutta una serie di stimoli, di desideri di approfondimento. Non so se qualcuno aveva delle osservazioni in particolare. Altrimenti poi vi inviterò anche a contattarvi vicendevolmente, perché penso che il bello di queste occasioni sia proprio questo, di trovare poi il modo di entrare in contatto con chi
si occupa delle stesse cose in maniera diversa, forse può essere un modo per creare un'occasione in più. Sto guardando i messaggi, penso che non ci siano particolari domande e se voi relatori volete aggiungere qualcosa, altrimenti chiudiamo. Io sono sempre per il rispetto dell'orario, quindi... Vero. Allora vi ringrazio tantissimo e vi auguro grazie. Una buona serata. Grazie a voi, grazie moltissimo. Grazie, arrivederci. Grazie, ciao. Grazie a tutti. Ciao, un abbraccio. Ciao.